le posizioni della Russia sull'Ucraina o perfino sulla Siria hanno una certa ratio legate al ruolo e agli interessi della Russia. È chiaro che specialmente l'Ucraina tocca direttamente degli interessi russi. Questi ultimi 1 o 2 anni la politica estera russa ha fatto un salto da una contrapposizione, diciamo, regionale rispetto agli Stati Uniti e all'Occidente a quella che è una competizione su scala mondiale. Penso che sia un calcolo di Putin quante più difficoltà crea all'Occidente, tanto meglio per lui. È una politica che tende a giocare sulle divisioni dell'Occidente, divisioni fra Europa e Stati Uniti e divisioni all'interno degli europei. Non tanto perché la Russia prenda una parte contro un'altra, come era ai tempi della Guerra Fredda, in cui tutto quello che era, diciamo, comunista aveva automaticamente l'appoggio dell'Unione Sovietica. No, qui è piuttosto se vogliamo fomentare zizzania, in quanto questo crea una debolezza dell'Occidente e quindi diventa un vantaggio dal punto di vista della Russia. L'Europa non può più permettersi a lungo di non garantire almeno in parte la propria sicurezza, in un mondo in cui le altre potenze, pensiamo anche alla Cina, ad esempio, spendono molto di più per la difesa. Cioè non possiamo continuare semplicemente a commissionare la nostra sicurezza ad altri. Dobbiamo assumercene una parte maggiore. Ma l'altro problema che in questo momento affronta la NATO è quello del rapporto fra Stati Uniti e Turchia, perché la Turchia è un alleato importante. Qualsiasi militare, se fosse qui, ci direbbe che l'Europa è, in genere, è indifendibile senza la Turchia, quindi non stiamo parlando, il problema dell'acquisto da parte della Turchia delle batterie russe S-400 crea un problema di incompatibilità con gli Stati Uniti, che poi si ripercuote sulla NATO, anche se la NATO ha adottato fino adesso una politica di è un problema nazionale. Non esistono precedenti di paesi marginalizzati nella NATO. Il Trattato di Washington non conosce procedure come l'articolo che ormai conosciamo tutti, l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Però se questa rottura fra Stati Uniti e Turchia si approfondisce, il problema non può non ripercuotersi anche sulla NATO. E questo lo dice uno che è profondamente convinto che la Turchia debba essere tenuta agganciata all'Europa e alla NATO.